Secondo successo di fila per la Nocerina, che supera al San Francesco il San Severo, al termine di una gara priva di grandi emozioni, decisa da una bella rete del subentrato Milani a 10 minuti dalla fine. Una vittoria importante per i rossoneri, che dà ossigeno alla classifica degli uomini di Maiuri, in attesa di progressi sul piano del gioco. Il tecnico rossonero vara un 4-3-3 con Aracri che rileva l'infortunato Alvino, piazzandosi in linea offensiva insieme a Siclari e Noman, ancora preferito a Girardi. Riconferma per Papini e Santa Maria come esterni bassi. San Severo con modulo speculare e senza l'indisponibile Monopoli. Prima del fischio iniziale va in scena in curva sud la coreografia che possiamo ammirare nelle nostre immagini. L'inizio è, come spesso accade, di studio e le due squadre badano a scoprirsi chiudendo gli spazi senza brillare per iniziativa. La prima emozione è di Marca Molossa e arriva al 14°. Da uno spunto di Aracri sulla destra, Barone pesca dalla parte opposta dell'area Siclari, che di prima intenzione scuote la traversa a Provaroni ormai battuto. Le occasioni continuano però a latitare, con i padroni di casa che faticano ad imbastire azioni lineari. Si arriva fino al 28°, quando da azione d'angolo Pomante di testa in aria fa da sponda per Noman, che però non arriva sulla sfera che sibila così oltre il fondo. Due minuti dopo è Aracri, pescato in aria sulla destra, a concludere di poco a lato. Al 36°, tocca invece a Noman, servito dalle retrovie, perdere l'attimo a pochi passi da Provaroni. Non accade altro fino al termine del primo tempo, che si chiude tra qualche fischio di un pubblico che si aspettava qualcosa in più. Il secondo tempo si apre con il primo tiro in porta da parte del San Severo, percussione in area di Lauriola e conclusione che finisce al lato di poco. I ritmi di gioco restano bassi, a tutto vantaggio del San Severo, che riesce a controllare bene una manovra rossonera del tutto priva di idee, nonostante qualche variante tattica apportata da Maiuri, con gli ingressi di Girardi, Milani e successivamente del neoacquisto Fella. Buio totale fino al minuto 35, quando sul fallo laterale dalla destra c'è una sponda di Girardi in aria per la girata di Milani, che si va ad infilare alla sinistra del portiere ospite. I rossoneri, sulle ali dell'entusiasmo per un vantaggio ormai quasi insperato, vanno vicini al raddoppio poco dopo con un traversone di Aracri che non viene intercettato da Siclari a pochi passi dalla linea di porta. Prima del termine viene espulso Vitolo per doppia ammonizione. La reazione ospite è in una girata di Leonardi in area al 45°, che è facile preda di Sommariva. Non c'è altro da annotare fino al triplice fischio, che consente ai calciatori rossoneri di poter festeggiare i primi 3 punti casalinghi insieme ai propri tifosi.